Domani avrebbe compiuto 72 anni Rino Gaetano e per l'occasione il suo profilo sbarca anche su TikTok. Andiamo a vedere con Carola Carulli. I am, mano a mano, mi perdi e ti perdo. Ha cantato l'Italia grottesca negli anni delle tensioni, le sue canzoni non hanno mai smesso di suonare. Denunce sociali, paladino del sud e degli sfruttati, Rino Gaetano è rimasto il simbolo di una ribellione profonda del popolo e dei ragazzi ribelli per natura in quell'età in cui tutto è informazione. E in questo nuovo mondo le sue canzoni così autentiche e graffianti arrivano su TikTok, il metaverso più amato dalla generazione Z, che potrà conoscerlo ancora più a fondo. Lui ancora irride e commuove con l'anarchica eccentricità dei poeti cantastorie, sempre diviso tra fiaba e dramma, passione e contraddizioni sociali. Un innovatore, come mio zio, ha detto il nipote Alessandro, sarebbe stato certamente su TikTok. Un social ricco di creatività e talenti che incontrerà il genio Rino per farsi ispirare. Ha narrato la società in tutte le sue bizzarre sfumature come nessun altro, amante di un paese che non lo aveva mai davvero compreso. Muore a 30 anni, era il 1981, domani avrebbe compiuto 72 anni. Passerà il suo compleanno nel cielo sempre più blu di un mondo social che non ha conosciuto, ma che è pronto ad omaggiarlo come davvero merita. Chi ha l'antifuso, chi ha fatto che qua, chi scrive sui muri.